Ciao a tutti ragazzi, bentornati da un gamer come voi. Oggi si continua FC24 Ultimate Team. Questa è la nuova rosa di Gamer Squad, ma oggi andiamo a spacchettare ancora ragazzi. Dopo aver trovato il mitico Kobel e il portierone del Manchester City, Ederson, 88, attualmente il nostro più forte ragazzi in rosa. Oggi andiamo a sperare di trovare nei 13 pacchetti che abbiamo messo da parte altri top player, altri walkout ragazzi. Iniziamo ad aprire subito dal pacchetto oro. Ok, questa è una calciatrice ragazzi. Max Skill ce l'abbiamo anche già ragazzi. Max Skill Vasquez, Max Skill ce l'abbiamo di già. Tottenham, Leicester City, tema stadio. Vediamo se possiamo cambiarla. Niente, via Max Skill. Altro pacchetto oro. Spagna, DC. Osasuna, credo. Catena. Che schifo. Embolo. Carta buggata. Nulla di che, ragazzi. Andiamo avanti, andiamo avanti. Spagna, terzino sinistro, Valencia, quindi sarà già la merdata. 82 Gaia, nulla di che, però dai, meno un 82, oro raro ragazzi. Abbiamo trovato anche Correa, Ricky Puig, che lo mandiamo, i trasferimenti e i crediti. Bene, 1000 crediti, che non fanno mai male ragazzi. Altro pacchetto oro. CDC. Hoffenheim 75 Sam SQ. Che schifo ragazzi. Pashver Sam SQ Falk. Che schifo. Colore gesso giolini. Oro. Lo prendiamo. Porte arancioni. Teniamo. Pacchetto oro premium. 12 oggetti oro, compresi giocatori e consumabili, di cui 3 rari. Proviamo. Bosnia, sì. Milan 78 Krunic. Male male ragazzi, 78. Lazovic Prcic. Non sbaglio, è Bosnia, giusto? Bosnia Erzegovina. Ok. Che schifo ragazzi. Continuiamo. Pacchetto giocatori oro premium. Questo pacchetto contiene solo giocatori, ideale per creare i tuoi ultimate team. Include 12 giocatori oro, di cui 3 rari, compreso un giocatore raro con un totale 80 più garantito. Bene. Ragazzi, questo potrebbe essere il pacchetto di svolta. Marocco, terzino destro. Hakimi? Bayern München? 82 Mazraoui. So perché ho detto Hakimi, ragazzi. Va bene, 82, dai. Anche Calabria, che non disdegniamo. Anche se i terzini non li utilizziamo. Rent, Milenkovic, Piegalski, De La Vega. Vabbè. Nulla di che. Apriamo un po' di pacchettini. Ancora. Due giocatori oro rari. Anzi, due giocatori primi. Francia. Difensore centrale. Lione. 83 Mbok. Dai, non male. Mbok e Ferri. Stats un po' brutte. Due giocatori oro rari. Vediamo. Spagna. Terzino sinistro. Atletico Madrid. Javi Gayan. 82. Non male, dai, ragazzi. E Zaccaria. Altro pacchettino, due giocatori oro rari. Argentina, CDC, Betis, 83, Rodriguez, con 51 di velocità ragazzi, direi molto male. Allora il totale generale più forte che abbiamo trovato ragazzi qua, questi spack. Altro pacchetto, due giocatori oro rari. Olanda, difensore centrale Newcastle, 83 Botman, magari per una Premier League.
E Gerard Moreno, dai, ma non male, ragazzi. 2,83. Vogliamo un walkout, ragazzi. Altri due giocatori orari. Spagna. Esterno destro. Rayo Vallecano, quindi 82. Easy Palasson. Molto male. E Cuellar. Ninkuyar proprio. Schifo, 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 ragazzi. Tre volte schifo. Andiamo a giocare allora. Che siamo in Rivals 10. Andiamo in Rivals 9, ragazzi. Ci manca solo una vittoria. Direi di utilizzare la formazione top con il mitico Lautaro acquistato da pochissimo. Pagato la bellezza di 12.000, credo. Pagato 12.000, poi abbiamo Lukaku, pagato 1.700, Zielinski pagato 1.500, Lobotka pagato 1.500, Çalhanoğlu trovato, nei pacchetti vale comunque la bellezza di 5.000-6.000 crediti, Chukwueze qua a destra, pagato 6.50, ma comunque corre come un clandestino, ragazzi, Zaccagni 1.700. Anche lui è un corridore top, Romagnoli 8.50, Smalling trovato, ma anche lui vale la bellezza dei 2.000 circa crediti. Mancini, che lo apprezzo molto, 8.50. E Ederson, ragazzi, che abbiamo trovato nel pacchetto insieme, vale la bellezza di 30-40. Facciamo 30.000 crediti sicuri. Non è fortissimo perché è un 88, ma prendere i gol a volte che sembra un 54. Ma comunque, meglio di Meret, ragazzi, 83. Andiamo a giocare allora la partita Rivals, sperando di vincerla e andare così alla Division 9. Maglia dell'Italia. Pubblico Giancarlo, sale nella linea sulle tribune, attesa del fischio dell'arbitro che darà il via al match. Si gioca contro il Pablo. Come sempre, il commento tecnico c'è l'area d'aria. Reteghi lì davanti, ragazzi, incredibile. Sarà un match tutto da seguire. Andiamo contro il nostro Matteo Reteghi. Sanno che vincere oggi. Dai, dai, ragazzi, dobbiamo vincerla. Zielinski. Questa è la formazione che scende in campo per gli Hornets. Reteghi, eccolo qua. Su Lautaro Martinez, giocatore in grado di cambiare volto alla gara. Bellissima palla per Lautaro da solo col portiere, il tiro. 1-0 subito. Gol all'undicesimo minuto, 1-0 ecco per il Gamer Squad. Possesso per Chiesa. Interviene a lottare il pallone. 1-1, ragazzi. Pesantissimo che adesso può costare. Gol di Stefano Sensi. Nulla è ancora compromesso, Pier. Devono mantenere la lucidità e ragionare. Non ce lo fa rivedere. Se vogliono rimettere la testa avanti. Stefano Sensi, vabbè, avete sentito? No, Reteghi non deve segnare, ragazzi. Cerca di servire la compagna sulla corsa. Ederson. Si fa largo della tre quarti avversario. Contrasto efficace, ha evitato che calciasse. Bellissima palla per Lukaku, filtrante. Da solo Lukaku. Sbaglia, ma poi c'è Zaccagni da lontano, ragazzi. Non sbaglia Zaccagni. Lukaku la gira. Bellissima palla per Zaccagni. Zaccagni, la paratona di Luxe. Per Rodman. Ha una grossa chance qui, attenzione. Donnarumma 2-2. Che rischia di compromettere le loro chance di promozione. Stiamo giocando un po' male, ragazzi. Adesso ci impegniamo un po' di più, Vedremo se avranno le forze di reagire. Chukwueze. Chiesa. Alfredo Donnarumma. Bravo il portiere. Ederson pagherà tutto. Finisce qui il primo tempo, squadra negli spogliatoi. 2-2, andiamo al secondo tempo. Secondo tempo, cerchiamo di impegnarci di più, ragazzi. È difficile fare pronostici. Tanto ha fatto un po' di cambi
il nostro avversario. Hanno l'occasione della bandierina per mettere la freccia. Il pubblico ci crede e continua a incitare la loro squadra. Bellissima palla, Ciala. Palla dentro, chiuso. Lobotka, Smalling, Lautaro, Lukaku. Bellissima palla, Zaccagno dentro l'area. Zaccagno, che tiro di merda, ragazzi. Ecco Lukaku. Ancora Zaccagno. Arriva il gol 3-2. Dopo il tiraccio. In campo sulle tribune, ma la combina bene la ora. Devono tenere alta la guardia fino al triplice fischio per 3-2. Mattia Zaccagno. Zaccagno. Autore del gol, c'è Lukaku in mezzo, lo prova a vedere. Bellissima palla, il tiro Zielinski. Cosa si mangia? Che azione però, ragazzi. Facciamo giocare Costiccio. Guardato Costiccio. Posto di Zaccagno. Romagnoli. Bellissima palla per Kostic. Appena entrato. Dai che sei fresco, Costiccio. C'è Chukwueze dall'altra parte. La proviamo a dare. Non arriva il pallone. Bellissima palla, Lautarinho. E Gazzi chiude. Kostic per Lautarinho. Fallaccio. Intervento chiaramente falloso. Può starci anche il cartellino. Vediamo. Cartellino, ragazzi. Niente, non ha dato niente, anzi sì, giallo. Cerchiamo là dietro. Tacco di Mancini per Romagnoli. Lobotka. Lukaku. Ancora lì. Pallaccio su Luxe. Siamo verso la fine. Non voglio prendere un gol alla fine. Partita agli sgoccioli, può essere una delle ultime occasioni. Ha il pallone che può valere. Chiesa ha chiuso. Ederson salva in calcio. Abbiamo anche Vlahovic, posto di Lukaku. Chiesa, Ciccio Chiesa. Muovono il pallone, cercano. Kamada ha chiuso. Respinge con il corpo il pallone. Possiamo giocare anche Politano. Altra possibilità dalla bandierina. C'è il cambio. Un po' di cambio. Chiesa dietro, attenzione. Lehmann. Palla dentro, paratona di Ederson. Questa è molto bella. È stato molto bravo l'avversario. Costiccio. Lautaro la gira dall'altra parte. Che apertura. Il Chukwueze che si ripropone. Palla di là. Lautaro sbaglia, ragazzi. Incredibile. Potevamo chiudere così. Lautaro sbaglia. Costiccio. Lautaro. Costiccio. Lautaro ancora. Chukwueze da solo. E la chiude lui all'89esimo. E andiamo in divisione 9, ragazzi. Questa ultima perla di Chukwueze. L'immigrato Chukwueze. Siamo avanti ancora per 3 minuti. Ma su il pallone fa ripartire l'azione. Kostic, Lautarinho. Attenzione qui. Fuori gioco, finisce qua, ragazzi. Gara che si chiude e finisce con la festa per la promozione. Siamo in Division 9, ragazzi. Complimenti sinceri a questa squadra, Pier. Obiettivo Division 4. Ecco qua. 3 su 3, ok. Nuova divisione 9, premio settimanale. Nostro obiettivo è arrivare alla 4, ragazzi. Faremo nei prossimi episodi. Vi faccio vedere anche intanto squad battles. Abbiamo finito tutte le partite, siamo in Elite 1 al momento. Quindi finisce quando finirà la settimana. Abbiamo il pacchetto giocatori rari. Due pacchetti giocatori rari. 22.000 crediti e 700 punti esperienza. Allora, io volevo farvi vedere anche l'ultima cosa prima di salutarci. Momenti. Abbiamo 84 stelline. Ho fatto un bel po' di momenti. E volevo andare a aprire con voi questo pacchettino, ragazzi. 12 oggetti giocatori. Tutti oro, tutti rari. Andiamo, raga.
Nigeria, portiere. Pari FC, quindi donne. 84. Nadozie. Neanche walkout, ragazzi. Molto male. C'è Gabriel comunque. Sono tutti scambiabili anche, ragazzi. Quindi questo è buono. Ndozie, vediamo quanto vieni. Ndozie, non ti conosco. Sui 1000, quindi vabbè. Ce la teniamo da parte. Gabriel, vediamo quanto vieni. Che tu sui 1000, 2000, molto male. Christensen, comunque del Barcellona. Molto male anche lui, sui 900. Malcolm, sui 1000 neanche lui. Almiron. Questo ho visto che, ragazzi, ho utilizzato da molti perché è super buggato, mi sa. Infatti c'ho 87 di velocità. Coquelin, molto male anche lui. Ho visto, male anche lei. Lazzari, anche lui sui 850, quindi non è. Cinta Rodriguez, male anche qua. Buller, non male, anche lei 800-850. Sornoza, male anche lui. Spencer, non ne parliamo. Mamma mia, ragazzi, che schifo. Ma quasi quasi li butterei tutti, ragazzi, ma teniamoli. 60 stelline buttate praticamente, ragazzi. Vediamo cosa ci rimaneva qui. Allora, gettone draft. Bene, ragazzi, per questo episodio è tutto. Non è stato un episodio proprio bellissimo, ma comunque continuate a seguire la serie, perché stiamo costruendo una squadra di tutto rispetto, ragazzi. Valutazione 84 al momento, con Lautaro, Lukaku, Zielinski, Lobotka, Çalhanoğlu, Chukwueze, Zaccagni, Romagnoli, Smalling, Mancini e il mitico Ederson in porta, trovato. Quindi rimanete aggiornati, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao, ragazzi.